Ciao, sono Sofia, ho 22 anni e faccio studio recitazione da quando ho 14 anni, sono di... Ciao, sono Sofia, ho 22 anni, sono una ragazza molto solare, mi piacciono i gatti, sono di Modena e sono... Ciao, sono Sofia, ho 22 anni, sono nata a Modena e vivo a Roma da 4 anni, dove mi sono diplomata all'Accademia. Mi piace studiare recitazione da quando sono molto piccola. Sogno, i miei registi preferiti sono Coni, Sorrentino, Streller, il lavoro di Tarantino, insomma. Mi piacerebbe molto lavorare con Sorrentino. Il tuo lavoro è certamente il più significativo. Mi piace molto anche Sean Penn, qualcosa di intellettuale, qualcosa di molto intellettuale. I ruoli in dei teatri off, la drammaturgia contemporanea. Adoro moltissimo, soprattutto l'ultimo lavoro che ha fatto sta Sean Penn, perché credo che sia riuscito ad interpretare delle umanità assolutamente non affini l'una all'altra, quindi è riuscito a dare un'anima a queste personalità così differenti, ed è questo secondo me il lavoro dell'attore. Il lavoro dell'attore è tratta di essere malleabili, cercare di diventare persone diverse ogni volta che si fa un nuovo ruolo, no? Credo che Sean Penn sia riuscito in questo incredibile. No. No. Insomma, Sean Penn è molto bravo. Comunque sì, la poetica sono molto. È un lavoro molto interessante. No. Mi piace, insomma. Ciao. Sono Sofia e c'è una mosca. Mosca, fai la presentazione per me, ti prego. Faccio questo mestiere perché... Volete sapere chi sono, da dove vengo, quali sono le mie esperienze, le cose che mi piacciono. Ci sto. Ma durerà più di 3 minuti. Clap your hand, a beat with hand, with your hand. Summer is far off my bed, winter came clocking plan. Buonasera e benvenuti al giorno 2 della mia vita autopresentata. Sto per introdurvi ad un momento abbastanza cruciale della vita dell'attore: il controllo della mail. Questo problema mi era andato particolarmente bene. Vediamo un po'. Gentile Sofia, abbiamo ritenuto idoneo bla bla bla. Ciao! Ciao amore! Amore! Come stai? Quanto sei bella? Mamma mia, che viaggio assurdo! Stai bene? Sì, sì, benissimo. Senti, controllo un attimo una cosa sulla mail, posso? Vabbè, al volo, vai. Ma è accesa la webcam qua? Sì. Sto facendo un film. Un film? Mm-hmm. Faccio regia, sceneggiatura e attrice protagonista. Ah, Flavia? Mm-hmm. Benissimo. Oh. No, veramente, guarda, sono proprio contento. È stato, sì, guarda, un successo di critica e di pubblico, non mi poteva andare meglio. Pure gli autografi, no, ma te ci scherzi, davvero? Dopo, quando siamo usciti, c'era gente che ci aspettava fuori. 700-800 persone, ieri a Firenze il teatro era stracolmo. Con le ragazzette, ma te lo giuro, è stata veramente una cosa gratificante. Però pure a me un paio di ragazzette mi hanno chiesto gli autografi, mi hanno riconosciuto, ci siamo ammazzati dalle risate. Uno scherzo ogni scena, ti ha fatto una scena con il mio costume, tutti altri a ridere, non te lo dico. Ti sembrava un ragazzino, ho detto, ce l'ho detto quando da ragazzino, però... Che c'hai? Niente, non è niente. Vado un attimo in bagno, ok? Un secondo. Arrivo.
sono in ritardo. Che cosa? Oh cazzo. Ok. Ok, senti, ti richiamo tra poco, va bene? Ok. Rispondi, cazzo. Che c'è? C'è stato un terremoto in provincia di Modena. Cioè? Ci sono dei morti. Non mi risponde, cazzo! Hai il cellulare? Sì. Vabbè, dai, vedi il numero e ti richiamo, no? Cazzo. Stai tranquilla. Dai, non è successo niente, dai. Dove vai? Vado. Vado dove? Vado là. Ma come vai là? Dai, aspetta, vedrai che ti richiama, no? Non mi richiama, sai bene che non mi richiama. Ma dai, vedrai che non gli è successo niente. Come faccio a saperlo? Dai, non te ne andare, sono arrivato adesso, già te ne vai. Vieni comunque. Ok. Torniamo in giornata. Ma come faccio? Debutto stasera, dai. Bene così. Avevo comunque voglia di stare un po' da sola. Che vuol dire adesso? Vuol dire quello che ho detto. Perché non torni stasera? Non lo so se torno stasera. Comunque non ho voglia di stare con te, ok? Senti. Ma perché ti incazzi? Lasciami andare. Amore, ma... Ciao. Questa è casa mia, benvenuti. Adesso vediamo dove è finito il mio papà. Papi? Papà? Ecco qua. La cucina. Un po'. Scusate il disordine, adesso metterò a posto. Per forza. Mamma mia. Papi? Papi? Papà? Eccolo. Ecco mio papà. Papi! Come va? Stang? Perché non mi rispondi al telefono? Ciao papi! Ci assomigliamo? Per niente. Non mi assomiglia per niente! Perché non mi hai dato sto colore, papà? Tutto bello marocchino. Ecco qua. Hai fatto una notte brava, papà? Sì? Sì, è ufficiale. Allora... questa è stanza. Oh, che caos. Ti appoggiamo qua.
un egoista. Sei un egoista, ecco che cosa sei! Mi ci hai fatto credere. Hai mollato. Papà. Hai mollato me. Hai mollato tutto. Dov'è il mio papà? Non so se voi credete che il mondo finisca. Io ci credo abbastanza. Insomma, anche una vendetta giusta, no? Il mondo che si incazza per tutto quello che abbiamo fatto. Adesso l'idea, no, che tutto questo tra pochi mesi non so voi, ma a me mi fa particolarmente incazzare.
cazzo, no. Papà? Papà? Papi? Papi? Papà? Papà? Ma dov'è? Papà! Set me free on a gentle breeze.
Let me carry you beside me. Reflection in the mirror in your hand, or the weight of the seven seas, really got us down to size. Questo mestiere perché ho paura di morire.